Benvenuti cari amici di mobileOS.it, quest'oggi parliamo di Alcatel Original One e Pure. In questo caso ne abbiamo avuto due in recensione. Oggi facciamo prima il Pure e poi faremo il One nei prossimi giorni. Il Pure è la versione, diciamo, più costosa tra i due telefoni, monta Android Lollipop all'interno. Display da 5 pollici QHD 960x540 pixel, processore MediaTek MTK 6582 da 1,3 GHz quad core, fotocamera posteriore da 8 megapixel, anteriore da 2 megapixel, 1 GB di RAM e 8 GB di memoria interna espandibili tramite micro SD. Dispositivo dual SIM, le SIM sono in formato una micro e una standard, batteria da 1850 mAh. Il resto delle specifiche le abbiamo già viste nell'unboxing, vi faccio vedere un attimino il telefono. Direi di partire subito con la review, poi per le altre specifiche vi rimando all'unboxing. Allora, innanzitutto direi di cominciare a parlare di parte telefonica. Parte telefonica che tutto sommato funziona abbastanza bene, la ricezione non ha nessun tipo di problema, c'è la ricerca rapida in rubrica, vado a fare una chiamata al servizio clienti, interfaccia di Lollipop. Volevo andare a farvi sentire una canzone, così ce ne rendiamo conto meglio dello speaker che non mi ha convinto, come vi stavo dicendo. Guardate quanto viene bloccato il suono se il telefono si trova su una superficie. Insomma, un audio un pochino gracchiante non è proprio il massimo. Detto questo, messaggistica, quindi mail e tastiera, mail che funzionano bene, non ho avuto problemi, tastiera classica di Android Lollipop, eccoci qua. Direi che la risposta del touch è abbastanza buona, non eccelsa, ma abbastanza buona. Ho fatto un piccolo errore, ma ci siamo. Devo dire che funziona comunque discretamente bene la risposta al touch di questo dispositivo. Quindi, dicevo, ricezione dual SIM che funziona bene. Possiamo settare nelle varie impostazioni. Qui possiamo vedere come c'è il pannello tipico di Lollipop. Nelle varie impostazioni, così parliamo anche un po' di software, c'è schede SIM, si può andare, quindi ora io ho inserito una sola SIM, ma l'ho testato anche con due SIM e funziona bene. Quindi si può andare a mettere la rete dati, le chiamate, i messaggi SMS sulla SIM predefinita. Poi c'è Hotnot, un parente, diciamo, dell'NFC. La memoria interna 2,93 GB effettivi, quindi attenzione, sono 2,93 GB effettivi rispetto a quelli dichiarati. Poi c'è la sveglia intelligente, praticamente. Mi fa sorridere questa intelligente sveglia perché in realtà no, sembra che stiamo parlando di una sorta di sveglia particolare per la mattina. In realtà non è quello, ma stiamo parlando di alcune gesture per andare a, diciamo, togliere dallo standby il telefono. Interessante perché tutta questa traduzione fatta in questa parte del menu fa davvero sorridere. Per esempio, c'è faccia scorrere per sbloccare, fotocamera declino, pittura M di musica di pausa di riproduzione. Direi, vabbè, che qui la traduzione italiana si è andata un pochino a far friggere. Sostanzialmente ci sono alcune gesture come la M, come la C, come la E, come la O, come la W, eccetera, che fanno avviare alcune impostazioni a telefono in standby. E gesto somatosensoriale, non so bene cosa voglia dire, ma comunque davvero mi fanno ridere queste traduzioni. Però in sostanza ci permette di girare il telefono per silenziarlo, di
automaticamente risponde alla chiamata in arrivo, praticamente mettendo il telefono all'orecchio e così via. Insomma, un po' di smart gesture. Andando avanti, infine si arriva nella parte anche qui sommatoriale intelligente. In realtà significa che ci permette di scorrere da una parte all'altra tramite inclinando un po' il dispositivo. Insomma, stiamo parlando ancora di smart gesture. Andiamo però nelle informazioni sul dispositivo. Questo perché vi faccio vedere come ci sono 8 giga di ROM, in realtà però solo 2,93 libere, e come lo screen, vi avevo già parlato, la risoluzione, ma volevo parlare un attimino di versione software, che è appunto la 5.0, quindi Android Lollipop. Bene, detto quindi anche questo, parliamo un attimino di browser internet. Ci fa andare sul sito di Auchitel, ma noi gli diciamo di andare sul nostro sito mobileos.it. Eccoci qua. Apertura direi abbastanza rapida, il nostro sito senza alcun tipo di problema. Direi che vedete, scorre perfettamente, ci siamo da questo punto di vista. Apriamo un articolo. Direi buona l'apertura dell'articolo, non mi sembra ci siano particolari problematiche. Insomma, direi che da questo punto di vista ci siamo. Però magari possiamo, scusatemi, abituato al solito tasto di Samsung, quello invece non è il tasto per le schede, ma è il tasto di Hotnote. Volevo andare un attimino su Repubblica, ecco qua, repubblica.it, ci andiamo subito. Gli andiamo a richiedere il sito desktop. Sono un pochino di riflessi, scusate, ma oggi è giornata molto assolata, il sole filtra nonostante le tende, le varie cose che ho messo per non far filtrare troppa luce. Detto questo, comunque vedete, il browser mi ha convinto, mi sembra abbastanza fluido, non mi ha dato alcun tipo di problema. Direi tutto questo grazie anche e soprattutto all'Lollipop, che funziona molto bene, ma il browser interno devo dire che si comporta piuttosto bene e complimenti. Quindi ad Aquitel mi sembra che sia tutto ok da questo punto di vista. Il doppio tap mi convince un pochino di meno, si mangia qualche parola, bisogna fare un resize un po' noi, ma comunque sostanzialmente non ci sono grossi problemi dal punto di vista del browser internet. Andiamo a parlare di, anzi, prima di parlare di fotocamera, vi dico un attimino, vi concludo il discorso software. Cosa comprende ancora Auquitel, la galleria proprietaria, le mail, backup e ripristino, aggiornamento del sistema, calcolatrice e calendario, file manager, il resto, tutte quante cose che ho messo io, mette il registratore di suoni, la radio FM, la ricerca vocale. Su Antutu, così vediamo anche quanto abbiamo raggiunto su Antutu, se non ricordo male erano, non vorrei dire, ma 19.000 punti, ma mi ricordo male, vediamo un po'. Non ora. Vado a memoria perché le ho testate entrambi, quindi non posso ricordare perfettamente tutte e due. Andiamo in galleria perché se Antutu, come sempre, si scorda delle cose che fa. Sono 20.000, non 19.000, sono 20.346 i punti raggiunti con l'Aquitel Original Pure. Poi andiamo a vedere anche il resto. Volevo andare un attimino sul GPS, è attivo, perfetto. Lo andiamo ad aprire. Lo sta sul GPS. Allora, già che diamo un attimo di tempo al GPS di agganciarsi, ma vi dico già che ci mette un'eternità. Ho avuto grossi problemi con il GPS, come ho detto, come scriverò anche in recensione, non è molto rapido il GPS, ma alla fine con i dati interattivati, eccetera, comunque ho trovato una navigazione stradale direi discreta. Per il resto, batteria, ecco, andiamo un attimo a parlare di batteria. E di autonomia. Allora, batteria da 1850 mAh può sembrare poco, in realtà non lo è. Questo perché il processore non è così energivoro come nemmeno il display, e quindi riusciamo a coprire una classica giornata senza troppi problemi. Lasciamo perdere il GPS, ci mette davvero tanto ad agganciarsi.
Dove ero rimasto? Volevo parlarvi di fotocamera. Fotocamera un po' nota dolente di questo dispositivo, non mi ha convinto. Sono 8 megapixel più il flash LED. Purtroppo i video inoltre vengono registrati in HD, ma nell'estensione 3GP, che non è un granché, sinceramente, anzi tutt'altro, e quindi non mi ha molto convinto la camera. Anche per questo motivo, la fotocamera frontale è da 2 megapixel, non un granché per i selfie. Qui le varie impostazioni: effetto colore, modalità scena, bilanciamento del bianco, proprietà dell'immagine, antisfarfallio, acquisizione voce, shutter sound, rilevamento volto, autoscatto, sequenza scatti 40, addirittura dimensione foto 8 megapixel. E i video, modalità audio, time lapse, risoluzione dei disturbi, qualità video. Scusatemi, la qualità video, la massima è anche la Full HD, ma sinceramente, ripeto, vengono registrati in 3GP e quindi direi poca qualità generale. Andiamo a vedere un po' le foto fatte. Anche qui ho trovato poca qualità, sinceramente, foto abbastanza. Bah, non da una 8 megapixel, sinceramente, mi si aspettano molto di più da una 8 megapixel. Foto in notturna che vengono un po' ovattate, poco luminose, poca qualità, non un granché. Stessa cosa per le foto fatte di giorno, darei una sufficienza alla fotocamera, non di più. Foto che non mi hanno convinto. Le macro, vedete come va a sgranare tanto la foto se vado ad ingrandirla. Stessa cosa si vede la PC, quindi la fotocamera che non mi ha convinto. Poi vi lascerò anche queste foto sull'articolo, ma insomma non mi ha convinto. Video stessa cosa, poco convincente. Dell'azienda cinese Oukit, sinceramente non so dirvi la pronuncia precisa. Ed è un prodotto con 8 megapixel di camera. Stiamo registrando qui un video per vedere come si comporta. Proviamo magari anche a fare uno zoom, poi torniamo indietro. Vediamo su qualcosa di più ravvicinato. Insomma, un video, come dicevo, sufficiente, ma nulla di più. Tornando in galleria, e ci andiamo subito, andiamo a parlare un attimino di display. Allora, innanzitutto vi faccio vedere come gli FLV vengono letti tranquillamente e i Full HD anche non hanno problemi. Ora li andiamo a vedere. Questo è un Full HD, mi sembra che, come dicevo già prima, non c'è alcun tipo di problema. Ci spostiamo un attimino. Direi che la riproduzione dei Full HD è ottima. Per quanto riguarda invece il display, ripeto, abbiamo una risoluzione QHD, quindi 960x540 pixel, display da 5 pollici. Allora, la definizione non è il massimo, ma non è nemmeno così scadente. La luminosità mi sembra buona, anche sotto il sole il telefono si vede, diciamo, in maniera comunque sufficiente, più che sufficiente. Quindi anche i bianchi sono buoni. Per quanto riguarda la riproduzione della gamma cromatica, colori forse un po' sparati, ma alla fine tutto sommato non sono malvagi. Mi sembrano colori però forse un po' poco fedeli alla realtà. Comunque, fatto sta, questo è quanto. Gli angoli di visione comunque mi sembrano buoni, non ci sono problemi da questo punto di vista. I neri un po' meno, mi sono sembrati un pochino troppo sbiaditi, troppo tendenti al grigio. Ecco qua, il touch risponde discretamente bene, ve l'ho già detto prima, quindi alla fine un display che aiuta anche e soprattutto nell'autonomia, essendo non così particolarmente definito. Comunque, ne utilizzo tutti i giorni, è un display che va più che bene, non ci sono grossi problemi da questo punto di vista. Vado a collegare una chiavetta, voglio vedere se il dispositivo mi legge chiavette USB. Direi proprio di sì, la chiavetta mi si sta accendendo, non voglio modificare il disco di scrittura, basta andare poi in File Manager e, andando in Home, vedete c'è memoria USB esterna, che è proprio la memoria che io sono andato ad inserire. Quindi legge anche chiavette, dispositivo interessante. Peccato che non è presente la retroilluminazione dei tasti, questa è una cosa che purtroppo un pochino mi ha, come dire, non mi ha convinto, ecco.
Di notte si fanno, sono colorati in un colore che si vede un pochino anche di notte, però sinceramente avrei preferito una retroilluminazione oltre a questo buon colore. Bene, direi quindi che abbiamo detto praticamente tutto riguardante questo Aquitel Original Pure. Direi di andarci a fare una partita a GT Racing 2 e chiudere qui la nostra recensione. Avviciniamo un pochino il display e la telecamera al display. Diamolo ok, giochiamo. Aspettiamo un attimino che carica. Ok, siamo arrivati. Partiamo, abbassiamo un pochino il volume. Mi sembra che GT Racing 2 sia giocabile, c'è qualche rallentamento, c'è qualche piccolo scatto, ma direi nulla di così impossibile da non permetterci, ecco, di giocare. Mi sembra che alla fine il gioco sia più o meno fluido, non al 100%, ma discreto. Bene, siamo arrivati alla conclusione di questa nostra recensione sull'Aquitel Original Pure. Allora, un dispositivo che viene venduto a 99 euro, quindi davvero poco. Vi lasceremo poi il link per acquistarlo a chi interessa. È sicuramente un dispositivo interessante per alcuni fattori. Uno di questi è il prezzo, l'altro è l'autonomia, come vi ho già detto, e quello forse più importante è Android Lollipop. Il fatto di avere già Android Lollipop sul telefono dona come dire, una ventata di freschezza innanzitutto sul telefono, ma devo dire anche una buonissima velocità e fluidità generale che sicuramente sarà migliorata con l'introduzione di Lollipop rispetto alle versioni precedenti. E forse questo è un qualcosa in più rispetto a tanti altri dual SIM cinesi che abbiamo avuto modo di provare e che attualmente sono sul mercato. Peccato solo per la fotocamera, che forse è la pecca più grande, ecco, di questo dispositivo. Mi ha convinto, è la cosa che mi ha convinto meno. Però comunque un ottimo telefono, e il prezzo di soli 99 euro è davvero eccezionale. Complimenti quindi ad Aquitel per aver prodotto questo interessante dispositivo con Android Lollipop. Dal punto di vista del design non è chissà quale non sono stati utilizzati chissà quali prodotti. Abbiamo alla fine plastica e cover removibile, come anche la batteria, ma comunque è un dispositivo nemmeno troppo pesante né così ingombrante, quindi alla fine anche dal punto di vista del design direi nella media. È tutto per questa recensione, ci vediamo alla prossima cari amici di mobileOS.it. Un saluto da Mauro degli Innocenti, ciao!